Quella che posso rappresentare è che le istituzioni tutte stanno lavorando per il buon esito della vicenda. Io sono molto fiducioso sul lavoro che si sta facendo e la strada giusta che è stata imboccata è quella della soluzione per la rimessa in uso del depuratore. Dopodiché, come ci siamo detti ieri sera in provincia, dobbiamo rimetterci tutti ad un tavolo per risolvere definitivamente il problema degli aspetti autorizzativi all'interno di questa provincia. Noi non possiamo interferire, questo lo dico con grande franchezza, sul lavoro che sta facendo la magistratura. Quello che posso, le notizie che ho io, è che la magistratura sta lavorando in maniera molto seria, sta valutando quella che è la documentazione prodotta. Io personalmente sono fiducioso sul lavoro che sta facendo la magistratura. Intanto ringraziamo i sindaci, in modo particolare il sindaco di Cassino che si è veramente prodigato per questa vertenza. È stato importante anche il contributo che è venuto ieri dagli enti comunali nell'occasione dell'incontro in provincia. Questa mattina abbiamo avuto notizie abbastanza positive, in sostanza ci viene riferito che nelle prossime ore probabilmente ci sarà il dissequestro, almeno questo è quello che l'attenzione è massima rispetto a questa situazione. Quindi nelle prossime ore potrebbe esserci questa benedetta risoluzione di questa problematica. È ovvio che noi manterremo aperta la nostra manifestazione, i nostri presidi, quindi sicuramente metteremo in piedi comunque qualche altra iniziativa a partire già da lunedì, probabilmente davanti ai stabilimenti dello stabilimento, proprio perché non intendiamo spegnere l'attenzione rispetto a questa vertenza, perché questo stabilimento dobbiamo assolutamente farlo ripartire. Si sta lavorando tutti con un unico interesse, che è quello di far ripartire al più presto questo stabilimento. La strada intrapresa è quella giusta, si sta lavorando su quel cronoprogramma di investimenti che il consorzio dovrà mettere in campo su quel depuratore, quindi auspichiamo che nei prossimi giorni arrivi questo dissequestro e l'impegno di tutti da parte delle organizzazioni sindacali ma anche da parte delle istituzioni è quello che dal giorno dopo non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia su questa problematica ambientale, perché dobbiamo risolvere a monte il problema. Non è possibile che poi fra qualche mese ci si ripresenti di nuovo il problema su qualche altra realtà industriale. Stiamo attendendo gli ultimi sviluppi in questi giorni, già ne abbiamo parlato con i sindacati che adesso vi informeranno tutti i lavoratori. Come sindaco del Comune di Villa Santa Lucia, dove essere delegato alla riunione dei medici, già dal primo momento ci siamo attivati, istituzione, provincia, prefettura. Come sappiamo tutti è sequestrato, quindi dobbiamo aspettare il dissequestro. Si sta lavorando, i progetti sono stati presentati, sono ottimi e quindi auspichiamo che l'inizio della settimana sia una settimana buona.